Buonasera a tutti. Allora, io sono Roberta D'Aprile, sono una psicologa, psicoterapeuta e sessuologa e cercherò un po' in questi 10 minuti di condensarvi quella che è la mia esperienza, ormai dal 2004, di collaborazione con il reparto di endocrinologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, dove mi occupo in particolare di sostegno e presa in carico di famiglie, bambini e adolescenti con condizioni di DSD, un acronimo che sta per Disorders of Sex Development, che viene tradotto in italiano come disturbi o disordini dello sviluppo sessuale, o come qualche paziente ha suggerito, paziente portatrice di queste condizioni, differenze dello sviluppo sessuale, proprio a tutela un po' di un linguaggio che sia il meno patologizzante, stigmatizzante e con accezioni negative possibili. E quindi parto proprio da quelle che sono condizioni che vanno ad intaccare l'aspetto biologico, appunto, come aveva già introdotto il professor Lingiardi, di un concetto complesso e multicomponenziale che è quello di identità di genere e che si forma nel corso degli anni in un'interazione circolare e molto complessa tra fattori biologici, relazionali, socioculturali e psicologici. E queste sono condizioni che riguardano, appunto, partono da un dato organico, da un aspetto biologico e che si riflettono poi nella costruzione e nello sviluppo del tempo relativo all'identità di genere o a quello che possono essere concetti come ruolo di genere, orientamento sessuale. E rappresentano questa definizione, quindi differenze dello sviluppo sessuale, rappresenta una grande categoria medico-diagnostica caratterizzata da tutto un ventaglio di condizioni che possono essere di natura congenita o è ereditaria e che portano ad uno sviluppo atipico sessuale da un punto di vista cromosomico o da un punto di vista anatomico o da un punto di vista gonadico, con un'incidenza che va più o meno da 1 a 1500 nati. Quindi sono condizioni che si caratterizzano, per esempio, per la presenza di un cariotipo atipico, un cariotipo sessuale atipico, quindi non XX come per le femminucce o XY per i maschietti, ma possono esserci delle variazioni per cui c'è un cromosoma sessuale in meno o in più nell'assetto genetico, oppure condizioni che riguardano una discrepanza, quindi una non congruenza tra sesso fenotipico e sesso genotipico, per esempio la sindrome da completa insensibilità agli androgeni, in cui si sviluppa un feto con un cromosoma appartenente tipicamente al sesso maschile, XY, ma che si sviluppa proprio a causa di questa insensibilità agli androgeni poi in senso femminile come caratteri sessuali secondari. E con una serie però di implicazioni a livello di sviluppo degli organi interni, quindi utero, ovaie, atipico. Oppure tutta una serie di altre condizioni che comportano uno sviluppo incompleto o atipico degli organi genitali e riproduttivi interni o esterni. E quindi anche condizioni che poi comportano, per esempio, un'ambiguità alla nascita degli organi sessuali, degli organi genitali, e quindi che rimandano tutta una serie di questioni di cura, per esempio in primis a quale sesso è meglio assegnarlo. E poi a lungo termine, la necessità di una presa in carico che permetta di monitorare costantemente e di poter rivalutare eventualmente anche scelte di assegnazione di genere. Quindi tutte quelle condizioni in cui lo sviluppo sessuale prende una strada diversa da quella predefinita in senso maschile o femminile. La nuova nomenclatura ha sostituito il termine di intersessualità con questo nuovo termine, quindi disturbi, o meglio, a me piace anche di più, differenze dello sviluppo sessuale. Lo trovo molto utile da un punto di vista poi della pratica clinica questa classificazione dei DSD in tutte quelle condizioni che comportano, si chiamano aneuploidie dei cromosomi sessuali, cioè una variazione in eccesso o in difetto del numero dei cromosomi sessuali, perché oltre ad una loro ricaduta in termini di sviluppo sessuale, sono condizioni che proprio perché intaccano l'aspetto genetico, l'aspetto cromosomico, che di solito è qualcosa di molto, molto preciso,
può avere poi delle potenziali ricadute più o meno importanti anche a livello dello sviluppo neurocognitivo. Da tutte quelle condizioni che implicano una discrepanza tra sesso fenotipico e genotipico, proprio per le loro ricadute che hanno in termini di vissuti di legittimità, no? Nel senso di appartenenza al sesso maschile, femminile o ambivalente, da tutte quelle altre condizioni che implicano uno sviluppo incompleto atipico degli organi genitali interni e esterni, proprio per una loro ricaduta importante su questioni legate al senso, alla confusione rispetto alla propria identità di genere, questioni di ruolo di genere, orientamento sessuale, ma anche poi per una serie di ricadute importanti a livello anche a lungo termine nella storia clinica e medica dei pazienti, di scelte chirurgiche o di altro tipo che possano poi permettere una buona qualità della vita sessuale. Esempi caratteristici dei neopleurie dei cromosomi sessuali sono per esempio la sindrome di Turner o di Klinefelter, oppure tra le condizioni di discrepanza tra sesso genotipico e fenotipico sono la classica sindrome di Morris di completa insensibilità agli androgeni e la sindrome da parziale insensibilità agli androgeni. Tutte le altre condizioni possono essere varie e diverse, avere cause diverse, sono per esempio la sindrome adrenogenitale, la sindrome di Rokitansky, il deficit 5-alfa reduttasi e un ventaglio di tante altre condizioni, ognuno con la sua specificità. Però al di là della specificità di ogni sindrome è importante valutare quali sono gli aspetti poi trasversali a tutte queste condizioni. Sono aspetti che in qualche modo intaccano la sessualità in senso lato e rientrano tra le condizioni rare, nei numeri delle condizioni rare. E questo porta un po' a vissuti che al di là delle singole specifiche condizioni accomunano un po' la storia di queste persone, quindi un senso di grande confusione, di vergogna profonda, di isolamento. È un vero e proprio vissuto traumatico, è come se la realtà biologica creasse una frattura tra la realtà psicologica e la realtà sociale, in primis nei genitori e poi mano a mano che i ragazzi diventano grandi e si appropriano sempre di più delle conoscenze relative alla loro diagnosi, anche nei ragazzi e nei giovani adulti. Attualmente si è assistito ad un percorso di dialogo tra i vari protagonisti coinvolti nella cura, quindi tra medici, psicologi e pazienti e genitori, pazienti diventati adulti su cui erano state effettuate delle scelte magari anche irreversibili rispetto alla possibilità di decidere per il proprio sesso, e queste attuali linee guida hanno questi tre pilastri fondamentali nella guida nella pratica clinica, che sono fondamentalmente il rispetto dell'essere umano nella sua globalità psicofisica, il diritto, no? Il preservare il diritto all'autodeterminazione e il diritto all'informazione dei pazienti. E i passaggi di cura più importanti che si sono fatti nel corso degli anni e che sono ancora in itinere li ho un po' tradotti con queste tre frasi: dall'estetica all'etica, dal silenzio al consenso e dall'urgenza all'esperienza. Quindi dalla fretta di risolvere chirurgicamente un dato organico e quindi di conformare il sesso genitale ad un'appartenenza chiara dicotomica nell'illusione che questo potesse bastare per preservare da vissuti di confusione o da traumi successivi, creandone però paradossalmente degli altri, invece ad un'etica di cura di questa complessità. Dal silenzio al consenso, quindi da medici come unici detentori del sapere sulla diagnosi, che a volte suggerivano anche ai genitori di non dire nulla, no? E di tenere segreto, invece all'importanza del consenso e di scelte informate e di condivisione di informazioni che aiutino le persone a prendere scelte consapevoli riguardo a se stessi, e dall'urgenza all'esperienza, quindi dall'urgenza di risolvere subito un problema, all'ascolto anche di quella che è stata l'esperienza dei pazienti nei vari anni. E questo ha avuto una ricaduta in termini di pratica clinica, in particolare per quanto riguarda un'attenzione importante alla comunicazione della diagnosi come processo e non come momento, vista la complessità di informazioni che i genitori prima e i ragazzi poi devono integrare nella loro immagine di sé.
e nelle scelte che poi faranno relative a se stessi, e quindi l'importanza della comunicazione della diagnosi anche come fattore di protezione rispetto ad una condizione a rischio, no, di lacerazione per il sé e di difficoltà relative un po' al senso della propria identità di genere. La presa in carico quindi delle famiglie, la tutela della salute non solo a breve termine ma anche nel lungo termine, e l'attenzione a un linguaggio che possa essere un linguaggio di cura e non un linguaggio che ferisce ulteriormente delle persone che comunque in qualche modo nascono con un carico già doloroso nella loro vita. Vado a conclusione, quindi l'imprescindibilità di un intervento multidisciplinare nella presa in carico di queste condizioni e del coinvolgimento dello psicologo, anche se è una realtà che nasce all'interno degli ospedali, e la necessità di una formazione, di un aggiornamento e di una supervisione costante dei professionisti impegnati nella presa in carico di queste condizioni sui temi che riguardano l'identità di genere, l'orientamento sessuale e la sessualità in senso lato, perché sono condizioni che poi ci toccano tutti come esseri umani sessuati e dove l'inconsapevolezza rischia di creare dei grandi buchi nei percorsi di cura. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e concludo con questa immagine che rimanda proprio alla necessità di lavorare nella direzione di una decostruzione di costrutti di genere troppo rigidi e verso il rispetto della complessità di una persona. Grazie. Grazie.